Ciao! Sono Daniele da Selmatte e questo video è benedetto da tre papi! Grazie a Daniele lo farò, e se mi sveglio so che sarà lei. La Bibbia, due testamenti, 66 libri, 1189 capitoli, 31.173 versi, 773.692 parole. Best seller dall'alba dei tempi, scritta approssimativamente da 40 autori in circa 1500 anni. Il libro più letto e venduto di sempre. Ma come verrebbe scritto ai giorni nostri? Capitolo 1. La creazione. In principio Dio creò il cielo e la terra. Poi disse: sia la luce! E luce fu. Separò la luce dalle tenebre e disse: la luce è il giorno e la tenebra è la notte. Sì, ma il pomeriggio a quale dei due appartiene? Se ne so. Sì, capo, ma io non ho ancora capito quando si smette di dire buongiorno e quando si comincia a dire buonasera. Nel dubbio di buon pomeriggio. Sì, ma a che ora smetto di dire buon pomeriggio e comincio a dire buonasera? Due, di salve, Madonna. Madonna? Mia zio, dammi un attimo che adesso arriviamo anche a lei. Il secondo giorno divise acqua dal cielo e fece il firmamento. Non ho ancora inventato la carta. Il terzo giorno Dio creò i mari, marò e la terra e vide che era cosa buona. Creò germogli, erbe e alberi da frutto e vide che era cosa buona. Oh! E la ganja? E cosa buona, ho fatto anche quella. Ma Papa Francesco ha detto di no alla legalizzazione della cannabis. Chi è Dio qui? Tu. E chi ha creato la ganja? Tu. Fatti due domande se non ho creato la chiesa. Creata la ganja, il terzo giorno Dio disse: che a potenza quanto sono fatto, ci siano le luci nel firmamento del cielo e la crema e gli occhiali da sole. A che cosa servono la crema e gli occhiali da sole? Mia zio, vedrai domani. E così fu. Il quarto giorno, infatti, Dio creò il sole. Il quinto creò i pesci e gli uccelli. Il sesto gli animali terrestri. E disse: sì, ma sti animali sono una noia proto-power. Adesso creo l'uomo a mia immagine e somiglianza, così mi diverto di brutto. Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina. E disse: che potenza, adesso cercatevi su Tinder e schiacciatela grande. Dio, ma a me piacciono gli altri uomini. Come? Non credo di aver capito. Non mi piacciono le donne. E a me non piacciono le mele, però le mangio lo stesso perché mia mamma ha detto che fanno bene. Quindi, visto che siete quattro gatti sulla terra, fai un piccolo sforzo. Ok, ma poi farai qualcosa per i miei diritti? Sì, dopo lo faccio. Il settimo giorno disse: figa, già domenica, ho passato il mio primo sabato sera a lavorare. No, qui non va mica bene, eh. Oggi non si fa niente, stasse si va a fare app davanti al Duomo. Capitolo 2. Adamo ed Eva. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nell'Euronix dell'Eden perché lo coltivasse e custodisse. Dio, scusa un attimo, ma non potevi prendere un neolaureato come fanno tutti? Taci, Adamo! Mettiamo subito delle regole. Tu potrai usare tutti i prodotti del negozio. Huawei, Samsung, Sony, Nokia, Microsoft. Ma non toccare gli Apple! Figata! E a donne come stiamo? Posso crearti Scarlett Johansson, ma ha un costo. Figa, non c'ho un euro, barattiamo. Scarlett Johansson ti costerà un occhio, un braccio, un testicolo e quattro denti. La Madonna, e per una costola cosa mi puoi dare? Ed io preso una costola da Adamo e la plasmò fino a creare la donna. Ciao, Adamo! Ma c'hai la barba? Donna barbuta! Resto cornuta! Dai, Adamo, non fare così! Porca Eva, ma che stai facendo? Mi sto facendo una selfie con l'iPhone! Non si può fare! Perché? Perché Dio non vuole! Perché? Perché? E che ne so perché, sarà uno smanettone di Android e odia la Apple! Dai, Adamo, ma questa è un'app praticamente per tutto! Ah sì? Fa un po' vedere. E così anche Adamo assaggiò il frutto Apple della conoscenza. E improvvisamente si resero entrambi conto di essere nudi e provarono vergogna. Che cosa avete fatto? Chiese Dio. Avete usato un prodotto Apple e ora sarete condannati ad una vita mortale. Wow, rallenta un attimo, Speedy Gonzales. Cosa vuoi, Adamo? Tu non sei onnisciente? Certo, conosco quello che è stato, quello che è e quello che sarà. E allora perché ci hai ficcato un Apple Store di merda in centro all'Eden? Per mettervi alla prova. Ma tu sapevi già che avremmo usato questo iPhone, vero? Certo. E allora che figa power di prova è? Capitolo 3. Caino e Abele. Eva partorì il suo primo figlio, Caino. Poi partorì suo fratello, Abele. Caino passava le sue giornate su Facebook giocando a Candy Crush, mentre Abele era un cantante di successo. Abele? Dimmi, Dio! Dai, cantami di nuovo il tuo ultimo pezzo che mi piace un casino.
Troppo bravo! E io? Io non sono bravo? No, Caino, tu no! Che cosa hai fatto per me? Ti ho mandato la richiesta di amicizia su Facebook! Eh sì, ha maledetto quel giorno! Ogni due ore mi arrivano le tue richieste di vita su Candy Crush! Ma io devo completare i livelli, non sono mica tutti splendidi come te che lo finiscono in sei giorni! Mi dispiace, Caino, accetterò la richiesta di amicizia solo di Abele! Caino era geloso di suo fratello Abele, così lo portò in campagna e lo uccise. E Dio disse: dov'è Abele, tuo fratello? Ma tu non sei onnisciente? Certo, conosco quello che è stato, quello che è e quello che sarà. E allora perché mi fai sta domanda? Perché ero in bagno. Ma tu non sei onnipresente che sei in qualsiasi luogo in qualsiasi momento? Non quando sono in bagno. Dov'è Abele, tuo fratello? Che ne so, zio, sono forse lo stalker di mio fratello? E a quel punto Dio capì che Caino aveva ucciso suo fratello. D'ora in avanti sarai bannato da Facebook! Ramingo e Fuggiasco, sarai un bimbo minchia che giocherà a Minecraft su YouTube! Tu, che sfiga! Sì, ma qui che mi odiano tutti, ora mi massacrano di botte! Dio impose a Caino un segno e gli cambiò la foto profilo mettendogli la foto di un avvocato. Perché la foto di un avvocato? Chiedilo a Sara Tommasi! Caino si allontanò dal Signore e abitò nel paese di Nod, ad oriente di Eden e a sud di Gallarate. E voi? Qual è il vostro peccato? Scrivetemelo in un commento di risposta qua sotto. E non là sopra, perché là sopra, cioè, lo devo leggere io, mica Dio. E poi là sopra non posso prenderli per mettere le risposte migliori nel prossimo video. La scorsa volta vi ho chiesto: da cosa siete delusi? Sono deluso dal fatto che il mio commento non comparirà mai nel prossimo video di Daniele Doesn't Matter. Sono deluso dal fatto che la batteria del mio cellulare non dura neanche mezza giornata. Sono deluso dai prof che illudendo ti dicono: apprezzo l'impegno, e poi ti danno comunque 4. E ora passiamo ai saluti. Saluto Francesco che ha la maglietta California, Giorgio, Ilaria, Karen, oh Karen, e Maria Aurora. Sono Daniele Doesn't Matter, se il video non ti è piaciuto, ma mica l'ho scritto io l'Antico Testamento. Mando tanti cari saluti, un bacione alla mamma, California, e al prossimo video. Ma se vuoi, sì? Se vuoi possiamo essere amici. Ecco, il peggio al peggio.